Salve a tutti amici di YouTube. Questo è un audio subliminale e se non sai che cosa sia, clicca nel link qui sotto in descrizione. Se sei nuovo con questo tipo di contenuto, ti consiglio di ascoltarlo almeno per 2 mesi, tutti i giorni. Purtroppo molti hanno determinate credenze negative riguardo al denaro in generale, magari l'abbondanza e il modo in cui manifestano. Questo processo inizia durante l'infanzia o adolescenza, magari per eventi accaduti o semplicemente per credenze errate trasmesse da familiari o che magari ci siamo creati con il tempo, con la società o altro. Anche una semplice affermazione banale come il denaro non fa la felicità, oppure se vuoi fare denaro devi rubare, oppure che ne so, i ricchi sono avidi, eccetera, eccetera, possono essere prese di mira, per così dire, dal tuo inconscio. E di conseguenza, con il passare degli anni, ascoltami bene, potresti attrarre tutto tranne denaro e prosperità. Magari anche occasioni, opportunità lavorative o altro. Perché tendi a pensare che questo non possa renderti felice o che comunque tu non sei avido e di conseguenza il denaro non fa per te. O ancora peggio che devi per forza lavorare 8, 9, 10 ore al giorno per portare a casa lo stipendio senza sapere che esistono entrate passive. Anzi, senza accettare il punto che magari esistono entrate passive, anche tu puoi o potresti ottenerle. Ma questo ovviamente è un altro tema. E tutto questo accade inconsciamente, sì, perché proprio l'inconscio controlla il 98% delle nostre credenze. Quindi se tu provi a dire a te stesso 1 milione di volte in maniera conscia che il denaro arriva a te, che magari sei pronto a coglierlo, che il denaro è buono, eccetera, 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 potrebbe funzionare oppure potrebbe non funzionare. Ma sappi che non accadrà mai, ok? E questo non lo dico solo io, finché il tuo inconscio non è completamente sicuro al 100% delle informazioni che sta ricevendo. E questo non solo con credenze che riguardano il denaro, ma credenze in generale. Possono essere credenze sentimentali, credenze private, magari su paure, fobie e così via. E tu, quali credenze ti sono state trasmesse? Fammelo sapere qui sotto, sempre, se ti va. Tornando a noi, proprio per questo motivo viene in aiuto questo audio subliminale, il quale, avendo determinate credenze, ok, quindi affermazioni e alcuni tipi di frequenze adatte ovviamente al tipo di cambiamento che vogliamo ottenere, vengono captate e percepite solamente dal tuo inconscio e con il passare dei giorni e dei mesi iniziano a formarsi nuovi modi inconsci di pensare e credere riguardo al fatto che tu meriti tutta l'abbondanza universale, perché lo meriti, e solamente lì inizieranno a presentarsi nella tua vita nuove opportunità, occasioni, eventi positivi, e magari sarai anche in grado di vederli e finalmente coglierli. Sentirai che puoi davvero permetterti e meritare tutto il denaro possibile. Detto questo, senza dilungarci ancora, devi sapere che la versione con le stesse affermazioni di questo audio, ma completamente percettibili, la trovi qui sotto in descrizione. Vedi tu quale scegliere dopo quello che ti ho detto, ovviamente, e in qualunque caso puoi anche ascoltarli entrambi per massimizzare gli effetti. E come sempre, se senti il desiderio di una risorsa subliminale personalizzata, adatta solamente a te, per una particolare esigenza che sia lavorativa, personale, sentimentale o quello che è, scopri come contattarmi qui sotto, visto che da settembre inizio nuovamente ad accettare le richieste
e oh, mi raccomando, ascoltami attentamente come faccio tutti gli anni, dopo un tot le rimando al mese successivo. Quindi se ne vuoi una tutta tua con il tuo nome, con alcune affermazioni magari scelte anche da te, la musica scelte da te o da me, contattami direttamente dal link qui sotto. Usa auricolari o cuffie per questo audio e ascolta l'audio almeno due volte consecutivamente, ok, per 60 giorni, poi vedi tu se continuare, io te lo consiglio, e sappi che puoi fare qualunque cosa durante l'ascolto, a parte guidare ovviamente per distrazione. Perfetto, detto tutto questo, possiamo iniziare.